Ehi, amici! Amici! Shh, ps, amici! Oh, amici! Che succede? Ma che è sto casino? Shh, siamo segreti, dovete essere segreti anche voi! Segreti! Cosa hai in testa? È un cappellino di Natale! Cosa hai in testa? È un cappellino per essere segreto, così non mi riconosce nessuno! Avete allora okay. Vieni, vieni, vieni nello scantinato segreto! Vieni, vieni, vieni! Ah, perché? No, non c'è bisogno di andare nello scantinato! Ah, più segreto, vieni! Vabbè, venite dentro, venite! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo! Scendere, scendere, ma veloci, veloci, garage, scendere, non è scendere! Andiamo comunque, dentro, va bene! Dentro, dentro! Ho capito! Vabbè! Ma non era un garage una volta qui? Questo? Non c'è più il garage adesso. Ah, che schifo. Va bene, allora il piano lo sapete già. Dobbiamo fare in modo che Alex divenga uguale al signor Ender. Quindi adesso tu esci di casa, ok? Fai un giro di corsa più veloce che puoi proprio. Vado, capito? Corro. Bravo. E poi torni qua che sei smagrito, ok? Uomini, noi ti aspettiamo. Glutei. Corri, corri con i glutei, bravo. Come? Poi intanto vi spiego il resto del piano mentre aspettiamo che lui torna tutto secco, capito? Allora, praticamente, no? Lui si vestirà uguale al signor Render, no? Per fare questa cosa qui ci serve che Strecacchio gli presta il suo vestito elegante, va bene? È la fine. No. Come no? No. Come no? Ma ci se... allarga. Beh, vabbè, ma se diventa uguale al signor... in realtà no. Scusa, no? Non va bene? No, è mio. Vabbè, ma ho capito, ma ci serve... Vabbè, è vabbè. È stirchio che sei, però. No, non vi preoccupate, va bene lo stesso, va bene, va bene. Comunque, in qualche modo lo vestiremo, amica, amica, e quindi lo porteremo sopra un palazzo... Oddio! Oh, mamma mia! Ah, beh. Ma sei finito sotto una pressa? Beh, l'ha stilato. E quanto hai corso poi? L'attività fisica funziona comunque, eh. Non ma male. Ma correre pure io allora. Non male, non male, non male, non male. Beh, beh, ci sta, ci sta. Secondo me è convincente. Col vestito giusto sarà perfetto. Comunque, un... ah, ti puoi allontanare che mi fa impressione. Sono abituato. Infatti, vai via. Uno schifo. È un gatto lungo. Poverino. Vabbè, quindi lo porteremo sul tetto di questo palazzo altissimo. E lui cosa farà? Si butterà dal palazzo altissimo, si schianterà per terra, arriverà la gente e dirà: ah, oh mio Dio, un incidente terribile, il signor Ender è morto qui. E nessuno verrà a cercare il vero cadavere che è nel giardino di Cito. Ma muoio io. Lo saprà, non okay. Parlate tutti insieme, se no vi yo-yo. Già sapete no, come no, va. No, no, poi, no, no. Poi di cadaveri dobbiamo nasconderne due o tre, alla fin fine. A forza di andare all'ospedale, prima o poi va a finire male. Va bene, tutto chiaro per tutti? Tutto chiaro. Ok, venite di sopra. Non fatevi spaventare da Alex lungo. Aspetta, spostati, grazie. Mi aguzzo, quanto via. È brutto, mamma mia. Mi è impressivo. Qua ho schifo fa. Venite, 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 venite. Ah, Stre, ti devo chiedere un favore. Guarda, non ci passa neanche dalla porta, non ci passa. Mamma mia. Un favore importante. Allora, a te piacciono i gatti, no? I gatti, sì. Bene. Vedi che io ho il gatto lì, lo vedi? Che allora, carino. Ah, vorrei che tu rimanessi a fargli compagnia perché oggi è alla triste. Alla diarrea. Vedi che non caga sul divano anche, Pulisci ciao. Tutto. Ma no, che schifo, Cico! Devo dirgli qualcosa, no? Dai, dobbiamo andare a rubargli. Ma non è vero che il gatto sta male. Ma no, che non è vero, dobbiamo rubare lo smoking, se no come facciamo? Ma comunque, sì. A me non piace il piano, perché devo buttarmi io? Vabbè, scusa, uno lo doveva fare. E chi poteva farlo, Cico? No, io perché? Non sono così lungo. Ma no, infatti, si riconosce Giorgio. Troppo. No, Cico. Io mi sono rotto le ossa troppe volte. Giorgio ha la testa grande adesso. Prima esatto. Ce l'aveva piccola, però adesso è grande. Perché andiamo a casa di Stre? Perché dobbiamo. Ma non hai capito un cacchio! Ho spiegato! Ti voglio, No, calmi! Allora, prendi questo vestito elegante e mettitelo, bellissimo. Hai capito? Ok, mettitelo tutto. Bravo. Devi metterlo addosso. Lo sto mettendo. Anche guarda. Quello. Anche quello. Anche le mutande, oh. Certo. Devi sembrare il più Ender okay. possibile. Due gocce d'acqua. Due gocce d'acqua. Magari con un cappello grosso. È lui. Ma io un po' di differenza la vedo, non so voi, però magari un cappello, qualcosa che dagli copre tuo, molto la faccia. Ah sì sì sì, ti do il mio. Così sembri il signor Ender a Natale. Vai, mettitelo. Mettitelo. Oh, è preciso, è preciso. Direi prova questo, veramente. Prova questo del bravo, mondo. Bravo, prova quello lì, prova quello lì. Va bene, è ma perfetto. Non vedo. Mi ridai, va bene così, mi ridai il cappello mio. È meglio se non vedi, così vai a finire sicuro giù dal palazzo, ok? Allora, adesso dobbiamo attuare la seconda parte del piano, ok? Prima di tutto, se Stre ci rivede col suo vestito, diciamogli che fine. Non è il suo vestito, ok? Diciamo che siamo e andati. L'abbiamo noleggiato dalla gattara. Al discount l'abbiamo comprato, ok? Vieni, vieni. Ah, sì. E poi andiamo tutti insieme, mi raccomando, con attenzione. Ah, sta passato! Eccolo, Stre, come sta il gatto? Ha cacato? Bene. Sei sicuro? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa?
Che hai visto? Sembra familiare. No, è Alex. Però sembra anche il signor Ender. No, ma vedi, qui è un po' rovinato. Ne abbiamo preso uno simile, però al discount. Sì, sì, è simile al tuo. Perché tanto serve una volta sola. Esatto, capito. Tu non ti vestirei mai. Ancora il prezzo attaccato. Che schifo. Vedi. Tu non ti vestirei mai così male. Perché insomma, questo è proprio tutto largo, schifo. Vabbè, andiamo tutti in macchina. Ma abbiamo in macchina. Siamo messi un po' male. Alex ci entra in macchina. Penso di sì. Alex la spona la macchina, guarda. Ok, guarda, no, che schifo. È aggrappato sulle spalle di Stre. Manna, dov'è Anna? Io vado con la mia di macchina. Ma chi è che ha tossito? Scusate. Io ho sentito tossire. Vabbè, non fa niente. Possiamo andare? Sì. Vai, andiamo. Aspetta, mi sono dimenticato la strada. Col trattorino. Qua, segui. Dito, dai. Col trattorino. Allora, in città col trattorino. Oh, però mica dobbiamo fare i cacchioni, eh. Guarda che è una cosa importante. Bisogna... Anna, vai sulla strada. Sì, sulla strada. Alex mi blocca la visuale. Senti, è alto, non è colpa sua. Ha fatto attività fisica. Comunque, l'avete capito bene, dobbiamo essere... Abbiamo un solo tentativo. Se falliamo, il primo tentativo è finita. Perché tutti ci scopriranno. Andremo in prigione. Cico, oddio! Tranquillo. Ma come in prigione, oh? Sì, Cico andrà in prigione. Noi anche andremo in prigione. Tutti. Come tutti? Che hai fatto? Sei complice. Hai prestato il vestito al finto morto. E poi... Il mio vestito? Sì, è il tuo vestito. E poi in prigione ci uccideranno anche. Perché ci odiano. Perché diranno che facciamo schifo. Io muoio prima, tanto. Giorgio poi... Allora, perché fai fuoco? Non lo vedo. Giorgio sarà quello che verrà ucciso di più. Perché ma dov'è Giorgio? Ha la testa grande. Io sono rimasto indietro perché sono col golf cart. Quindi vabbè, arriva dopo domani Giorgio. Catorgico. Dai, sei proprio catorgio. Cioè guarda, quando mi avete lasciato solo, che potevo fare? La catorgitudine che lui ha nel cuore, capito? Proprio una cosa disgustosa. È troppo alta. Troppa catorgitudine. Una cosa incredibile. Oh, mi sono Anna ha dato Anna! Ci sei? Ci siamo persi tutti. Ecco. Sì, ci siamo. Vai. Ecco, vedete? Uno di questi palazzi è il più alto della città. Noi è da lì che faremo buttare Alex. Quella a sinistra? No, è ancora più alto. È più alto, è più alto. È proprio altissimo. Alex, sei pronto? Guarda che potrebbe fare male. Ma mica sono tanto pronto io. Vabbè, secondo me sei pronto. Ma secondo te muoio? No. Okay. Boh. È probabile, secondo me. Piani, di qua, di qua. Ok, ci, che è successo? È caduto già. Non è ancora il momento. Non è ancora il momento. Allora, sei pronto? Guarda che è alto. Aspetta, è alto. Ti do io il via, ok? Ti senti carico? Guarda a me, non guardare di sotto. Ti viene paura se guardi di sotto. Allora, fai comunque molto schifo. Però secondo me... Allora, mi raccomando, mentre cadi, cerca di fare anche un verso l'Enderman. Di Enderman. Bravo, okay. Bravo. Che fa? Prova. Vabbè, più o meno. Sì, mi piace. Va bene. Ok, quindi tu ti butti, ok? Noi ti facciamo come se stessi cadendo, capito? Ti butti di sotto. Una spinta. Aspetta, non è ancora il momento. Ma stiamo... ci vuole la spinta. Lo stiamo preparando? Aspetta, dove cacchio vai? Dove sei? Sto guardando. Ma guarda, proprio hai voglia di buttarti, eh? No, non ho voglia. A me sembra che non vedi l'ora proprio. Vabbè, allora se non vedi l'ora, guarda, 3, 2, 1. Mi raccomando, fai il verso. Che schifo. Vabbè, Alex, tutto bene, è morto? È morto. Ok, si è schiantato, c'è anche della gente al pian di sotto. È perfetto. Buono, così lo vedono. Lo vedono, è ottimo. Adesso noi, ascolta, non noi però. Scendiamo. No, tranquilla, ne basta uno. Adesso noi scendiamo tutti trafelati, capito? Come se, oh mio Dio, abbiamo visto dalla finestra di fronte. Sì, ok. Capito? Avete tutti il glider che ci serve? Sì. Ok, scendiamo, mi raccomando, non andate lontani. Dobbiamo scendere e planare, ok? Via. Vai. Planiamo in modo da rimanere abbastanza vicini. Scendete, chiudete il coso e riaprite l'occhio a non schiantarvi, eh. Atterriamo qui in zona. Oddio, è lì. A terra in zona. Ah, ok, scusa. Ok, io sono in zona, ci siete tutti? Io sono in zona, anche io. Okay, scendete. Io ci sono. Ma Stress si è perso per i palazzi, mi sa. Ma si è perso tantissimo. Vabbè, non fa niente, non possiamo aspettare. Mi raccomando, trafelati, eh. Okay, Dio, oh mio Dio. Mamma mia. Cosa è successo? Ha già visto un rumore. Comunque è caduto il signor Ender dal palazzo. Noi abitavamo, mamma mia, padre Redus. Eravamo qui per fare shopping lì lassù. Sì, abbiamo sì, visto lassù. Una macchia nera la che disgrazia. Cadeva giù. C'è anche la televisione, c'è anche la televisione. Saluto la mamma. Cosa c'è? Chi è? Guarda lì. Chi guarda è? Lì. C'è Anna. Buongiorno, guardi, una disgrazia. Cosa è successo qui? Ma è Anna il poliziotto? Cosa è successo qui?
Mi sa che è Anna il poliziotto. Anna? Assomiglia ad Anna. Ti assomiglia, ma è tua sorella questa, un'altra sorella. Può essere. Non mi pare. Ti assomiglia? No, non è lei. Dai, ascolti, guardi, no, una cosa incredibile. Noi eravamo lassù, stavamo facendo. Stavamo facendo. E cosa stavate facendo? Palestra, lì? Palestra, palestra. E palestra? Poi. Sì, e poi abbiamo. Ma conoscevate la vittima? Sì. No. Però. No, mai sentito. Allora, praticamente. Mi faccia dire! Non capisco più se Anna o la poliziotta che ero parla. Ero io che parlavo. Ma dai, che cavolo, siamo moglie e marito, neanche mi riconosci quando parlo. Dai, che vergogna, manco riconosci sua moglie. Uguale, non si sa chi è. Allora, ascolti, le spiego bene. Noi eravamo lì sul Palazzo Bianco con i vetri. Uh-huh. Abbiamo visto a un certo momento che c'era questo qua, no? Che si è buttato di sotto e tutto ha fatto e poi ha fatto il verso dell'Enderman, quindi era sicuramente un Enderman. Sì? E poi ha fatto mi puzza. E si è schiantato, capito? Mi cioè, puzza. Glielo spiega meglio il mio amico qua. Ho paura, no, non mi spiega meglio. Non lo conosco il signor Ender. Come non lo conosci? Non puoi dire che sei nome, sei uno scemo. Sei uno scemo. È vero. Glielo spiega. Glielo spiega bene quello che puzza di più, che è lui. Che sarei io, vero? Sì, spiega. Spiega. Non ho niente da dire, io non ho visto niente. Spiega bene. Non ho visto niente, io mi dispiace, non so nulla. Ma porca miseria. Allora, sa cosa facciamo? Sì. Andiamo tutti in centrale. No. Ascolti, aspetti, guardi lì c'è quella. No, c'è il padre tutti Redstone. Secondo me è stato il padre si Redstone giri. Che infatti e poi si giri. Non posso girarmi. Le manette. No, aspetti. Si giri. Aspetti, possiamo parlarne. Facciamo ne parliamo in un attimo. In centrale. Guardi, noi abbiamo un amico. No, abbiamo due amici. Mi puzza. Dai. Corri via. No, aia, non opponiamo resistenza. Fermi. Ok, veniamo in centrale. Però noi non c'entriamo niente, ok? Lo vedremo. E deve venire in centrale anche sua sorella. Sì, ok. Le manette. Ho capito. Mi puzza. Ho capito anche questo. È Giorgio che puzza. E fa schifo. Oh. Mi dia un attimo. Devo avvisare in casa. Attimo. Un attimo. In centrale. Oh, stia zitta, sennò la yo-yo, porca miseria. Le però. Manette. Oh, la yo-yo. Ti arresto, un attimo, fanno. Non me ne frega niente. Allora, un attimo. Questo un attimo. È abuso. Non è abuso. Stia zitta un attimino. Alex, vieni fuori. Guarda che schifo. Ma che fai? Stavo fare? Guardando dalla fine. Ma come hai fatto a tornare grasso così in fretta? C'era una tazza al cioccolato. Ascolta, noi siamo infognati perché non è andato tanto bene. Ci ha visto un poliziotto. Chi è lui? Lui è complice. Lui puzza. No, va bene così, lui. Lui è quello che ha fatto tutto. Seguitemi il piano. Seguitemi in centrale, va bene. Non dico niente. Ho capito. Andiamo, mamma mia. Andiamo, è in prigione. Ma perché tutti quanti? Ma io non è meglio, niente, guarda. Io c'ho anche il cappellino di Natale. Sì, quello ti protegge. Pensa che schifo andare in prigione col cappellino di Natale. Cioè, è proprio brutto. Comunque, è una tristezza. Non si lamenti, poi le tute da prigioniero saranno meglio. Comunque non anche si capisce. Quelle rosse, però. Cioè, è veramente incomprensibile quando parla una e quando voglio parla un l'altra. Scusami, ma veramente non riesci a capire quando parlo io e quando parla lei? No, gente, non riesco a capire quando è lei. Ma a parlare. Sono io che sta gente! Vabbè, ok, ma perché vai avanti tu se è la poliziotta che ci sta portando in prigione? Che ne so io! La poliziotta è stupida e non sa la strada. Vada avanti, vada. Stupido ci sarà, entri! Questa è di nuovo Anna, comunque. Ma non vabbè, si capisce. Allora, cosa dobbiamo? Dobbiamo sedere per raccontare bene i fatti? Non voglio sentire niente, giù di sotto in prigione. Dai, non si fa così, il processo. Non è giusto. Guardi che qui noi sgabbiamo e io inizio a yo-yoare a destra e a manca. No, l'avvocato. Vogliamo una dentro. Puzza. Vabbè, andiamo in prigione. Però vogliamo parlare con il nostro avvocato, va bene? Perché abbiamo un avvocato? No. Infatti. Vabbè, lo troviamo, dai. Lo troviamo. Ma qui è pieno. Ma è pieno di scheletri e di sangue. Ma che razza di prigione è? Scusi. Non puoi starci. No, e io poi, non ci sto qui. Dentro. Che poi noi avevamo anche un amico altro. Ehi. Da chiusi. Dai, ma... Sì, vabbè, ma questa la possiamo aprire, ma usciamo quando vogliamo. Cioè, sono queste. Rimane lì e la chiude. Silenzio. Guarda, devo fare anche. Gliel'ho detto anch'io. Mi state snervando. Ci scusi. Allora, che dobbiamo fare? Entriamo. Nelle celle. Una per tutti, però, perché ci piace essere vicini. Venite in qua. Chi è questa qui da sola? No, ho detto una. Va bene. A coppia. Va bene. Io ma io sono con qui. Alex. Allora. Vabbè. Ma c'è un letto solo. Zitti. Arrivederci allora, noi rimaniamo qui dentro, Silenzio! Ma porca miseria, che fastidiosa. Ma almeno me ne poteva dare una da sola, io sono una ragazza.
Qualcuno ha un piccozzo? Eh? Diceva, senza fare rumore, tutti a scavicchia qua in modo da vedere i nostri amici. Ma usciamo a sto punto? Sì, se usciamo ci arrestano di nuovo. Eccoli, eccoli. Togliti però, ti devi... Aia. Porca miseria, ma che cella di cacca avete voi? È tutta stretta. È uguale alla tua. No, è più piccola. Comunque, amici, dobbiamo trovare la situazione per uscire. La giusta scappatoia. Allora, lo so io. Buca il muro che... No, legalmente dobbiamo uscire. Bravo, perché se usciamo in maniera... Io non voglio vivere da evaso. Cioè, esatto, ci arrestano in casa, non voglio allora scappare. Allora ci serve un avvocato, per forza. Sì, un avvocato. Oppure un criminale più criminale di noi che si prende la colpa. È vero. Diamo la colpa a Stray, tanto lui qui non c'è. Meglio uno ci sarebbe tutti. Perché Stray vive con Chico. Vabbè, è casa tutta mia poi. Sì. Chico, tu è bravo e tu dici che non ne sapevi niente. Ci vuole un avvocato buono. No, ne io preferisco uno. Ma non me ne frega, diamo la colpa a Stray. Ce la guardia. Scusi, abbiamo deciso di vuotare il sacco. Te togliti. Vorremmo vuotare il sacco. Allora, noi abbiamo un amico che è un gatto e qui non c'è. E non è quello blu, è un altro gatto. Abbiamo un amico altro gatto. Sì, è stato lui. Tutta un'idea sua. Ha detto che dovevamo uccidere il signore. Avete le prove? Sì. Ha sepolto il cadavere nel giardino. Sì, dobbiamo vedere, ci servono altre prove però. No, beh, guardi, più del cadavere. Vestiti, cose. Abbiamo anche quelli. Abbiamo anche i vestiti tutto. Della vittima. Sì, apra però, perché sennò cosa sta facendo? Scusi. Ma che sta facendo? Ha chiuso la... Apri un po' che questa qua c'ha dei problemi. Apri! Ha fatto il buio. Apri tutto. Che qua vai, apri. Dobbiamo far vedere le prove. Dobbiamo far vedere. Andiamo a vedere le prove. Ci tirate fuori. Uccide. C'è bisogno di urlare in questo modo comunque. Vabbè. Puzza lì dentro. Sarà Alex. Andiamo che ha fatto palestra, poi non si è neanche lavato, c'è un odore addosso. Che schifo. Mamma mia, venite. Venite. Dai. Ma siamo. Ma cosa siamo, un trenino? Sì, perché poi non è che lo lasciamo lì a marcire, capito? Invece, lo tiriamo. No. Lo salviamo, però è meglio salvarne uno che salvarne cinque, capito? Certo. Anche perché poi lui a noi non ci salva sicuro, capito? Invece noi a lui ma che sì. Sai? Ma dov'è? Non c'è. Infatti, poi figurati, paga l'avvocato per noi. Noi invece per lui. Poi il fondo del VGF costruzioni ce l'ho sempre io. Quindi, insomma, infatti con quei soldi ho comprato il cappellino di Natale. Dov'è questo cadavere? Venga, la porto, la conduco. Guardi, venga con me qui proprio, esattamente, precisamente qui. E le spiego anche il piano di questo nostro amico che nel gergo criminale lo chiamano Streccatto. Il catto cattivo, Mamma mia, sì. Okay. Che cattivo. Vede? Potevi inventarne un altro. Zitta. Qua sotto, scusa. Vede? Guardi proprio, vede? C'è un corpo. Sì. Sì. È uguale all'altro. Però è stupida lei. C'è dentro. Devo prendere le prove. Va bene, prenda le prove. Le tracce. Brava, prenda bene le prove. Comunque, il piano di questo nostro amico streccato catto cattivo era che lui... E tu dove cacchio io eri, scusa? A fare pipì. Ma che schifo. In casa mia. Meno male non ha fatto anche la popò. Comunque, il nostro amico catto cattivo, praticamente, no, lì c'è davvero la mucca di no, Gio. Questa è la mia. E lui ha detto che voleva uccidere il signor Ender. Allora abbiamo inscenato, però lui ci ha costretto, abbiamo inscenato questa cosa che lui praticamente voleva spingere di sotto il nostro amico, questo qua, poverino. E in realtà il signor Ender era morto qui nel giardino, perché il nostro amico catto cattivo lo ha nascosto qua sotto, capisce? E dov'è adesso questo catto cattivo? È fuggitivo, non sappiamo, ricercato. Ricercato mondo, proprio, guardi, già da prima. Infatti mi a noi ci ha minacciato. Devo fare le foto segnalettiche. Guardi, che sì, devo mettere manifesti il telegiornale. Sì, ho capito. Prende una foto sua di quello lì blu e poi cambia. Un po', aspetti. Capito, cambia il colore. Siamo e lo fa. Siamo sicuri che non uguale. Sia lui travestito? No, non è lui. Gli fa la foto, guardi bene così, va bene. E poi cambia il colore, la gradazione del colore è uguale, preciso, sputato. Capito, proprio preciso. Che colore? Viola e rosa. Proprio va così. Va bene, vado in centrale. Va bene. Ciao. Sì, arrivederla. Se ha bisogno, noi sa sempre dove trovarci. Guardi, lo mi trovi. Bozza. Quel catto cattivo che è proprio. Dobbiamo scappare. Non dobbiamo scappare. Se scappiamo. Sì. No, se scappiamo è peggio. È meglio così. Perché è peggio? Io sono fuori. Quindi perché non è se scappi, poi pensano che sei di nuovo colpevole, capito? A me questa cosa non piace comunque. No, è buono invece. Adesso, quando arriva Streccato, l'unica cosa difficile è dirgli che abbiamo fatto sta cosa. Lo accoppiamo e lo mandiamo in centrale. No. Sì. Ma è molto cattivo. A me. Cioè,
piace, mi piace. Però effettivamente è più rapido. Ma non si. Ma scusa, anche tu. Ma siete dei... ma scusa, così almeno sarà di meno il tempo che passerà preoccupandosi della cosa. Vabbè, ok, allora quando arriva lo accoppiamo e lo mandiamo. Penso io. Va bene, però è proprio cattiva. Come... da dove hai tirato fuori quella? Anzi, nel taschino. Vabbè, allora già che ci siamo, facciamogli un agguato. Ci mettiamo tutti in casa sua. Appena entra, lo accoppiamo. Lo mandiamo. Va bene. Certo che comunque non è che siamo proprio dei bravi amici, cioè, avrei molto da ridire. Chissà di chi era l'idea, infatti. È l'unica soluzione. Altrimenti andiamo tutti in prigione e non esce nessuno. Bravo, ognuno dietro un angolo. Lo aspettiamo. Appena arriva, lo accoppiamo e lo mandiamo in prigione.